Buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo con Jorit, artista che lavora in tutto il mondo, finito alcuni giorni fa in mezzo alle polemiche, però partirei leggendovi questo tweet scritto da Pina Picierno, è vicepresidente, pensate in che mani siamo, del Parlamento europeo, del Partito Democratico lei. Dopo che Jorit si è fatto una foto con Putin, dopo avergli fatto una domanda, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha scritto: ho chiesto alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea di inserire Jorit nella lista degli individui sottoposti a sanzioni. Spero che le amministrazioni pubbliche italiane ed europee revochino immediatamente i finanziamenti e commesse in suo favore. Occorre agire con tempestività contro le misure attive e tentativi di influenza del Cremlino contro il nostro paese. Ora si può, glielo chiederemo, giudicare in ogni modo quello che ha fatto Jorit, per l'amor di Dio. Io Jorit lo conosco, ci siamo incontrati fisicamente alcune settimane fa quando l'associazione Schierarsi a Napoli ha organizzato una raccolta fondi per Medici Senza Frontiere e Gaza. Ci accomuna il sostegno alla causa palestinese, dunque lo stare dalla parte del popolo più martoriato della terra che sta subendo oggi un tentativo di pulizia etnica da parte appunto del terrorismo di Stato israeliano. E, ad ogni modo, quando io ho visto quelle immagini, gli ho scritto, gli ho detto facciamo una diretta. Quando poi ho letto questo tweet, per me è vergognoso, perché se oggi dovessi dare una definizione politicamente parlando, del fascismo degli anni che stiamo vivendo, io penserei appunto a questa tweet della vicepresidente Pina Picierno, che sostanzialmente chiede alle istituzioni pubbliche italiane e europee di togliere lavoro a Jorit, perché evidentemente ha idee diverse dalle sue. Ricordo tra l'altro che Pina Picierno alcuni giorni fa ha firmato una risoluzione, che poi la cosiddetta linea von der Leyen, una risoluzione che è passata nel Parlamento europeo e che dice espressamente che l'obiettivo principale deve essere appunto che l'Ucraina vinca la guerra contro la Russia, il che comporta l'allontanamento di tutte le forze russe dal territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale. Dunque si sta dicendo di andare avanti militarmente fino addirittura alla riconquista della Crimea. Auguri. In un momento in cui, tra l'altro, anche Papa Francesco chiede con parole molto forti, finire nel centro delle polemiche, chiede il negoziato. Io lo chiedo da 2 anni. Io ho subito delle rappresaglie mediatiche quando un paio di anni fa sono stato in Russia e ho raccontato cose che oggi si stanno verificando, sia dal punto di vista economico che anche rispetto alla macchina bellica russa, ma ci arriverò dopo. Parola Jorit, appunto, al quale io ho chiesto di intervenire. E per quale motivo ti sei rivolto a Putin? Gli hai fatto quella domanda? E quando ti volevo chiedere, quando gli hai detto posso farmi una foto per verificare appunto che lei, insomma, la sua umanità, intendevi umano nel senso buono, come bontà d'animo, o umano reale, dato che io così l'ho letta all'inizio, dato che ricordo, me li sono segnati, tutta una serie di articoli che addirittura parlavano di sosia, di Putin, che mettevano in dubbio, qualcuno addirittura ipotizzava la morte di Putin, eccetera, eccetera. Sì, Quindi in questo è senso. morto 4-5 volte, diciamo. Sì, te lo chiedo e quindi a te la parola e grazie per aver ricevuto questo invito, per aver Ale, accettato. grazie a te per l'invito e la stima reciproca. Allora, sì, ci sono molte cose da dire. Innanzitutto, il perché. Innanzitutto, la spontaneità. Io cerco ormai da 2 anni, quindi la mia felicità era dovuta al fatto di essere finalmente riuscito a fare questa cosa. Io lavoro con le immagini e le immagini hanno un potere che supera anche quello delle parole, perché sono universali, sono dirette e non sono appunto cifrate tramite un codice che è quello delle lettere. E l'immagine che io ho voluto passare è proprio questa. Durante una guerra, la prima cosa che si fa è si crea un nemico che non sia umano, ma sia un mostro, perché così è l'unico modo per poter combattere e portare la guerra fino alla fine. Questa non è una novità dei tempi contemporanei, è sempre stata fatta nella storia dell'umanità. Quindi io, studiando le immagini nella storia dell'umanità, vedevo come appunto si creavano delle immagini del nemico come deforme, come un mostro. E quello che è stato fatto con Putin e con i russi non è molto dissimile a quello che è sempre stato fatto nella storia umana. Quindi Putin che mangia i bambini, che si lava nel sangue dei bambini. I russi orchi con
gli artigli, è una cosa davvero molto comune. Quindi io la prima cosa che ho fatto è pensare di umanizzare quello che viene considerato il nemico. Perché io penso davvero che se noi consideriamo Putin e la Russia come dei mostri, dato che la NATO è la più grande e mostruosa macchina da guerra e di sterminio che l'umanità abbia mai concepito in tutta la sua storia, a maggior ragione possiamo sederci a tavolo con quello che consideriamo un mostro e dialogare. Adesso ti dicono: tu sei fatto la foto con Putin, ma il punto è questo: in questo momento storico dell'umanità, o andiamo alla terza guerra mondiale e quindi probabilmente alla fine dell'umanità come la conosciamo, oppure questa fotografia con Putin se la dovranno fare tutti, partendo dal primo all'ultimo politico europeo, perché ci dovranno dialogare e dovranno trovare una soluzione diplomatica. Io ieri sono stato in una trasmissione, la trasmissione della Berlinguer, e mi sono stupito di come tutte le persone che fino a ieri attaccavano ad esempio Orsini e parlavano di guerra fino all'ultimo ucraino, adesso si sono aperte all'idea del dialogo. Perché si sono aperti all'idea del dialogo? Perché praticamente l'Ucraina è completamente distrutta, l'Ucraina non può andare più da nessuna parte, quindi anche queste persone si stanno piano piano convincendo dell'idea che se non vogliamo tutti quanti morire in un Armageddon nucleare, dobbiamo in qualche modo dialogare con il mostro Putin. Però io direi una cosa: queste persone non la devono passare liscia. Queste persone che adesso invocano il dialogo e che fino a ieri dicevano di mandare gli aerei e di combattere fino a che Putin non fosse morto, non sono innocenti, non sono come me, non sono come te, non sono come tutti i veri pacifisti che da sempre dicono che questa guerra è inutile, che da sempre dicono che saremmo arrivati a questo punto, ovvero che adesso si parla di un dialogo e praticamente i territori prima della scesa in campo della Russia saranno tendenzialmente gli stessi che erano prima, anzi probabilmente in una situazione più favorevole per la Russia, perché adesso la situazione non è come 2 anni fa, adesso ci sono stati mezzo milione di morti, un paese completamente distrutto, quindi queste persone dovranno essere giudicate come criminali di guerra e come persone che hanno compiuto dei crimini contro l'umanità e hanno soprattutto sovvertito la Costituzione italiana. Non possono adesso passare per quelli che si vogliono aprire al dialogo e per gli innocenti che adesso hanno capito, dopo che hanno distrutto un paese e sterminato una generazione, che è l'unica soluzione il dialogo. Io non ho fatto nient'altro che dire che bisogna aprire un dialogo e fare un passo verso la pace. Certo, come artista non posso fare altro che provocare, che sporcarmi le mani, è fin troppo facile parlare. Sono tutti brutti, sono tutti cattivi. E quindi rimaniamo equidistanti da tutti. No, io ho voluto fare un atto concreto, cercato, voluto e studiato, soprattutto nelle parole, la parola essere umano. Non è un giudizio valoriale sulla figura di Putin. Io, come occidentale, non posso permettermi di dare giudizi valoriali su nessuno perché la nostra storia è una storia fatta di sangue, di colpi di Stato, di stermini, di occupazioni, distruzioni di paesi. Dal sud-est asiatico al Medio Oriente, all'Africa, al Sud America, eccetera, eccetera. Quindi il mio non è un giudizio valoriale, ma accettare il fatto che i russi e Putin sono esseri umani con cui bisogna trovare una soluzione diplomatica. Ti faccio alcune domande così. Allora, uno, non pensi che quando un artista debba, in un certo senso, spiegare un gesto e dopo parla di provocazione, non, come dire, è qualcosa di negativo? Due, non pensi che la Russia abbia comunque fatto una guerra preventiva? Io, lo sai qual è la mia posizione, ho sempre ritenuto che qualora i russi avessero fatto quello che hanno fatto gli americani in Messico, l'esercito degli Stati Uniti d'America avrebbe bombardato a tappeto il Messico. Se si fossero i russi o i cinesi allargati in direzione Stati Uniti d'America, come si è allargata la NATO negli ultimi anni, non so veramente quel che sarebbe accaduto. E gli imperi ragionano in questo modo. Allo stesso tempo, io non posso non giudicare comunque l'intervento armato russo, l'invasione, una guerra preventiva. E a me le guerre preventive mi hanno sempre fatto schifo, Iorit, quando le facevano gli americani, facendo vittime di ogni tipo, e questa è una guerra preventiva perché l'Ucraina non ha attaccato obiettivamente il territorio della Federazione Russa. La Federazione Russa si è sentita minacciata e così ragionano gli imperi, sia chiaro,
nella sua stessa quasi una sorta di minaccia esistenziale, parla sempre Orsini di questo. Quindi queste due domande. Terza domanda, con questo ragionamento uno si dovrebbe anche andare a fare una foto con Netanyahu? A te la risposta. No, assolutamente no, perché Netanyahu e Biden sono visti appunto come i buoni della situazione. Io devo fare la foto con quelli che sono visti come mostri. In realtà tutta la stampa occidentale, per quanto a tratti possa contestare Netanyahu, quello che sta facendo Israele in Palestina, noi come occidentali supportiamo l'operato di Israele. Assolutamente. Se il presidente degli Stati Uniti volesse in qualche modo fermare questo assurdo genocidio, esterminio, mattanza del popolo palestinese, potrebbe tranquillamente farlo. Quindi, assolutamente no. Io mi sarei fatto una foto volentieri anche con Gheddafi, con Assad, con Saddam Hussein, per evitare che quei paesi fossero distrutti. Solo che la differenza è che Gheddafi può essere ammazzato. Cioè, noi come occidentali possiamo ammazzarlo perché è un paese relativamente indifeso. La discriminante sono le armi nucleari. Probabilmente se la Russia non avesse avuto l'arsenale che ha, probabilmente l'Occidente sarebbe riuscito anche a spezzettarla, a rubare le risorse e a eliminare un nemico strategico. Però non si può fare perché questo significherebbe l'escalation nucleare e significherebbe la morte di tutti. L'altra domanda qual era? Ti Ah, il fatto chiedevo, del. hanno preso quell'artista che il giorno dopo, insomma, dopo che scoppia il caso, appunto, arriva a dire: ah, era una provocazione, questa non ha un certo senso, una sconfitta del gesto stesso. No, assolutamente, perché io adesso ho parola, adesso posso parlare e il gesto serve proprio a darmi. La possibilità di parlare e di dire certe cose. Il gesto serve proprio a far schierare l'opinione pubblica. Io con questa cosa ho voluto dividere l'Italia in due parti, chi sta per la guerra e chi sta per la pace, soprattutto la sinistra. Io ho voluto fare un gesto che dividesse in maniera forte la sinistra italiana ed è quello che è successo, perché in questo momento ci sta chi dice che il gesto è stato che ho fatto e quindi si schiera per la pace e per il dialogo con Putin e chi si ostina all'interno della sinistra italiana a dire e a ripetere sempre lo stesso mantra. È un mostro, non possiamo dialogare con un mostro. Quindi l'obiettivo mio era esattamente questo, era dividere i campi in due schieramenti completamente opposti, in due schieramenti non ci si può più, dopo questo episodio molte persone non si possono più nascondere, molte persone hanno dovuto prendere posizione, ovviamente rimane. Purtroppo da una settimana probabilmente non ne parlerà più nessuno, però il punto è che appunto molte persone hanno dovuto prendere una posizione netta e si sono dovute schierare. Io sono assolutamente per il dialogo e per l'apertura al dialogo con Putin e con la Russia. Chi vuole continuare a appoggiare questa assurda propaganda e continuare a portare avanti dei messaggi che sono complementari ai carri armati. Una volta veniva chiamata la sinistra imperiale, cioè quella sinistra che con la propria ideologia cammina parallela ai carri armati, che giustifica tutti i bombardamenti umanitari, tutte le esportazioni di democrazia, tutte gli stermini di popolazione, le distruzioni di paesi, e quella sinistra è proprio complice dell'apparato militare della NATO e complice dell'imperialismo americano. Io su questo concordo pienamente e tra l'altro volevo segnalare, io un paio d'anni fa andai appunto in Russia e anche lì ci furono delle polemiche, ovviamente non quelle ha scatenato il tuo gesto, e proprio per raccontare l'altra parte, anche perché ero convinto del fatto che vi fosse in Italia e in Europa una propaganda oscena. Travagli in un pezzo di alcuni di 2 giorni fa che si chiama Aggiornamento Liste, ne ho parlato anche ieri, parla proprio dell'unica propaganda dilagante in Italia e in Occidente, è quella atlantista. Io penso proprio che sia così. E volevo ricordare una cosa che me la sono rivista. Pensate che il 21 settembre Draghi, intervenendo se non sbaglio, era presidente del Consiglio, il 21 settembre 2022, forse all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto l'effetto dirompente delle sanzioni sulla macchina bellica russa. Io, la propaganda che c'è stata, diciamo, è stata realizzata in questi 2 anni. Ovviamente si è sviluppato in vari modi, come si sta sviluppando, anche se ora è praticamente impossibile
diciamo, credere alla propaganda oggi rispetto alla Palestina e alla lotta al terrorismo, queste sono tutte fake news, non vogliono massacrare un popolo. Tornando appunto al tema Ucraina e Russia, la propaganda si è sviluppata in due direttrici diverse. Una, i russi stanno per perdere la guerra, dunque continuiamo a inviare armi, 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 e sanzioni perché stanno funzionando. Draghi dice l'effetto dirompente delle sanzioni sulla macchina bellica, quindi dunque sull'industria militare russa, e l'altra appunto Putin è il nuovo Hitler pronto ad invadere la Polonia. Dunque, se il nuovo Hitler è pronto ad invadere la Polonia, ci dobbiamo difendere in ogni modo, mandiamo più armi, sosteniamo gli ucraini, però senza entrare in guerra direttamente noi fino ad oggi. E andiamo avanti su questa strategia perché una volta sconfitta la Russia, sicuramente vorrà invadere la Polonia o non lo so, i paesi del Baltico. Questo è il concetto. Io voglio soltanto dire che la narrazione su questo concordo con Iorit, la narrazione del nemico disumanizzante, non c'è, disumanizzato comunque, non umano, è vecchia questa roba qui. L'hanno fatta, la narrazione dello scontro di civiltà, l'hanno già realizzato durante l'invasione dell'Afghanistan, no? Con i talebani non si può trattare. Il bene contro il male. Addirittura all'epoca Bush Junior parlò in questa guerra, Dio Dio, sì. è neutrale, come dire, addirittura è uno scontro non soltanto di civiltà, ma quasi divino. Dio è con noi. E poi, dopo quasi 20 anni, miliardi e miliardi buttati, militari italiani morti, decine di migliaia di civili morti afghani, il cosiddetto bene ha trattato con il cosiddetto male. Quando a un certo punto, questa poi è la mia idea, si stava per aprire, e gli americani lo sapevano perfettamente, il fronte in Ucraina, non potevano avere due fronti aperti, quindi hanno chiuso il fronte afghano, appunto perché le risorse non sono infinite, lo stiamo vedendo. Vi dicevo, prendiamo diciamo una comparazione, un paragone tra quelle dichiarazioni di Draghi, effetto dirompente sulla macchina bellica russa, e quello che ha detto l'altro ieri il ministro della difesa Crosetto: l'Occidente ha scoperto di avere una capacità produttiva molto inferiore rispetto a quella russa, in termini appunto di produzione bellica. Dunque la propaganda è stata quella atlantista negli ultimi 2 anni, una propaganda appunto bellicista. Io su questo concordo totalmente con Iorit, ripeto. Altra domanda, ti stanno accusando di due cose in questi giorni, lo vedo sui giornali e un po' in rete. Una, di aver preso quattrini dalla Russia per le tue, per, diciamo, per la realizzazione di opere d'arte. Due, ieri hai voluto far credere, pubblicando ieri o l'altro ieri una foto di un quadro che hai fatto arrivare, per quello che ho capito, a Papa Francesco di Nelson Mandela. Stato grande, grande sostenitore della causa palestinese, e ti stanno accusando a vuole farci credere che l'ha incontrato, invece non ha incontrato Papa Francesco affatto. Questo l'hai postato dopo aver letto immagini e dichiarazioni di Papa Francesco sulla, per me, dichiarazioni di buon senso sulla necessità di un negoziato. E che cosa dici rispetto a queste due accuse che ti stanno arrivando? Sì, ovviamente ero preparato, sono preparato, fortunatamente ho le spalle larghe, già avevo allertato i miei avvocati perché già sapevo che sarebbe successa questa cosa, già sapevo che avrebbero provato in tutti i modi a... Ci manca solo che dicono che, non lo so, qualcosa di bruttissimo sul mio conto, mi aspetto che uscirà qualche persona che mi descriverà come un mostro, non lo so, anche a me, ovviamente. E no, diciamo che devo dire, ovviamente è assolutamente una falsità. Io non ho mai voluto prendere neanche un euro proprio perché sapevo che da subito, dalla prima volta che sono, forse da quando ho fatto Assange un po' di più, Gagarin un po' di meno, però da subito ho pensato che comunque era meglio evitare assolutamente perché ovviamente sarebbe stato preso come... Se è un venduto lo fai per soldi, perché persone che non conoscono assolutamente la mia storia, non sanno che io sono stato in tutto il mondo, o in Argentina a parlare di Santiago Maldonado, sono stato in Africa, sono stato in Palestina, faccio attivismo da sempre, quindi ridurre la mia attività a una questione monetaria è davvero, davvero offensivo. Per quanto riguarda questo giornalista si chiama Massimiliano Coccia. E io ieri sono stato appunto dagli avvocati, arriverà la querela a breve e spero che questi 90.000 euro me li darà lui. Ma perché hanno scritto 90.000 euro? No, non so, no 90.000 euro, 90.000 euro ogni opera, quindi praticamente tipo milioni di euro, cioè proprio sparata lì alla cazzata proprio. Dici, cosa ci vuoi inventare oggi? Vabbè, 90.000 euro ogni opera. Tra l'altro, E quindi...
il mural di Assange che hai fatto nella periferia di Mosca. Ci sono andato fisicamente a vederlo quando ho fatto appunto questo viaggio. Ho scritto dei reportage, realizzato un documentario. Balascica, sì. Sì. E tra l'altro, solo una piccola parentesi, questo sabato io ho scritto Iorit un monologo su il caso Assange, mettendo anche in relazione quello che ci ha fatto capire del funzionamento del complesso militare industriale americano, l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, eccetera, eccetera, la diplomazia americana, il Kabul Gate. Ho scritto un monologo e ho messo in relazione quello che sappiamo, grazie a lui e Wikileaks, anche con quello che sta avvenendo oggi in Ucraina, a Gaza. Il monologo si chiama Assange, colpirne uno per educarne 100, e questo sabato prossimo sarò a teatro a Potenza, mi faccio un po' di pubblicità. Ma a Napoli non vieni? Sono già Sì, mi tenuto a Napoli. pare ad aprile, verrò ad Ah, ok. aprile, credo il 6, Vabbè. credo il 6. E la questione invece Ah, sì, la del... questione del Papa. No, è incredibile che come funziona? Cioè, ti mettono in bocca una cosa che non hai detto e poi tu devi smentire una cosa che non hai detto. È incredibile, è una macchina ben congegnata che però, ad esempio, sulla questione di Mariupol, a un certo punto avevano detto Iorit in difficoltà si smentisce, ma io non stavo né in difficoltà né mi stavo smentendo, cioè la Perché tu mia sei linea. andato a realizzare un murale alcuni mesi fa a Mariupol. Tra l'altro, poi dici cosa hai Sì, visto, cosa pensi. assolutamente. No, è incredibile come uno non dice delle cose, però poi, dato che questi giornalisti riportano cose che non hai detto, diventa a smentire cose che non hai detto. Vabbè, lo faccio, non ci sono problemi. Io non ho detto che sono, purtroppo non l'ho mai incontrato il Papa, mi piacerebbe incontrarlo. E no, è stata consegnata una mia opera in dono e ho voluto pubblicare in questo momento proprio per dire quanto apprezzi questa battaglia che sta facendo il Papa per la pace. Ma non ho mai detto né di averlo incontrato né di avergliela data io personalmente né che fosse ieri. Quindi cioè, vengono create delle congetture su un posto in cui ringrazio il Papa per quello che sta facendo e dichiaro come ho donato quest'opera al Papa, dicendo che io ho incontrato il Papa, che poi non ci sarebbe Sì, niente di male, ho però letto che sfortunatamente. ha messo la geolocalizzazione sul post Instagram Eh di poi. sì, è Vaticano, gli hanno dato in Vaticano, dove devo mettere in Australia, che cazzo, cioè, che ragionamento è. Vabbè, comunque, questo fa parte tutto il. Ci sono proprio dei giornalisti che Sì, lo disse mi hanno anche puntato. in Russia che il viaggio, da chi è pagato, da chi sta ricevendo ordini. Assolutamente. Allora, io ho partecipato, è bene chiarire, anche perché è tutto pubblico, basta andare semplicemente su Instagram che si trova tutto, quindi questi giornalisti che mi attaccano, basta che vanno su Instagram e trovano tutto scritto. Io ho partecipato a dei festival, tra l'altro il primo dove ho realizzato il volto di Yuri Gagarin è stato il più grande festival di street art internazionale, di street art mai realizzato al mondo, da Guinness World Record. E questo pure dovrebbe far pensare pure di come viene descritta questa Russia chiusa, tetra, chiusa al mondo. In realtà c'erano decine e decine di artisti da tutto il mondo, hanno fatto il festival più grande mai realizzato. Il secondo hanno fatto ancora di più, hanno chiamato artisti da tutto il mondo, ci vanno tutti, dipingono, spagnoli, francesi, se non mi sbaglio c'era anche una sudafricana, latinoamericani. Quindi è tutto assolutamente pubblico, sono dei festival che vengono organizzati proprio per aprire la Russia al mondo, per aprire a questa nuova forma d'arte che è la street art. E non c'è nulla di occulto o di nascosto. Io, quando sono andato a Mariupol, ho chiesto proprio al festival di poterci andare perché volevo vedere con i miei occhi quello che succedeva là, non mi sentivo di potermi esprimere senza aver visto con i miei occhi. E quello che ho visto e quello che ho scritto è che se noi come occidentali vogliamo pensare che inviando armi e vogliamo pensare che il Donbass debba essere liberato, l'unico modo per liberarlo è liberarlo dalle persone, cioè ammazzare tutti, perché le persone che vivono là non vogliono stare con Kiev, vogliono stare con la Russia. Si sentono russi, vogliono stare con la Russia, quindi l'unico modo per riprendere quei territori è ammazzare tutta la popolazione rimasta. Non lasciare più nessuno vivo, perché quelle persone semplicemente con l'Occidente e con Kiev non ci vogliono stare. E questa è la grande verità, è il grande delitto che mi è stato attribuito, semplicemente dire una verità oggettiva, una verità palese che da 10 anni quelle persone combattono
per difendersi da uno Stato ucraino sempre più antirusso, sempre più violento. Io voglio ricordare che l'insurrezione armata delle popolazioni del Donbass è iniziata subito dopo una strage che è la strage di Odessa alla casa dei sindacati, dove sono state bruciate vive 50 persone, da gruppi di neonazisti dichiarati, da battaglioni neonazisti dichiarati, che hanno appunto bruciato il palazzo della casa dei sindacati con le persone dentro. E che sono morte in vario modo, asfissiate, bruciate vive. E il clima di aggressione, di odio verso i russofoni è aumentato talmente tanto che queste persone si sono ribellate in armi e hanno deciso che non volevano più avere nulla a che fare con l'Occidente e con Kiev. Quindi, se davvero si vuole liberare questi territori, bisogna sterminare la popolazione. Questo non mi sembra una cosa Sì, molto certo, intelligente. c'è da dire che le persone, sicuramente è una parte minore, comunque le persone che invece i cittadini del Donbass, che definiamoli così, filo ucraini, molti se ne sono andati via, sia durante gli anni prima dell'invasione russa dell'Ucraina che poi in questi ultimi anni di guerra, anche Sì, questo. anche tutto al contrario, anche tutto al contrario. Ovviamente c'è stata una polarizzazione, chi voleva stare da una parte e chi da un'altra. Io segnalo una cosa, anche io scrissi questo reportage e venni attaccato. Io andai a intervistare a Belgorod, che è una cittadina russa della Federazione Russa al confine appunto con l'Ucraina, i rifugiati del Donbass, cioè russofoni, chiamiamoli così, che poi, come diceva Iorit, sono cittadini ucraini di passaporto, che non si sentono ucraini, ma si sentono russi. Andai a intervistare alcuni hotel in un campo profughi a Belgorod e alcuni criticavano Putin perché, a detta loro, si era mosso troppo tardi. Sì. Esiste anche questo e va detto, per amor di verità, dato che oggi ormai il giornalismo italiano non racconta più niente, va soltanto raccontata, l'altra parte appunto va raccontata per avere più elementi e capire, banalmente anche per capire che pensare di arrivare a sconfiggere militarmente la Russia o come dice Iorit, liberare il Donbass quando ci sono centinaia di migliaia di cittadini che hanno magari passaporti ancora documenti ucraini, ma non si sentono ucraini, ma si sentono russi, bisogna farci i conti con questa realtà. E sono tutte informazioni che servono alla costruzione del negoziato, posto che il negoziato non si vuole ancora realizzare, uno perché questa è la mia lettura, Iorit, ci si avvicina alle elezioni europee e alle presidenziali americane, quindi i politici cinici non vogliono perdere la faccia prima di queste tornate elettorali. Sicuramente, E sicuramente. due, perché l'obiettivo strategico americano e anche britannico è stato appunto quello di utilizzare la guerra in Ucraina per separare la Federazione Russa dall'Europa, un obiettivo strategico statunitense da anni, e anche indebolire la Germania. Ieri Caracciolo, direttore di Limes, dalla Gruber, ha proprio parlato della Germania che ha perso, è il paese più sconfitto nella guerra Russia-Ucraina, poi guerra Russia-NATO in Ucraina, perché ha perso, diciamo, il gas russo che gli ha consentito uno sviluppo industriale negli ultimi anni, ha perso in un certo senso un rapporto privilegiato, comunque si è indebolito il rapporto con la Cina. È in recessione, insomma, una serie di problematiche e l'indebolimento della Germania, e poi per noi, per l'Italia, è un problema perché siamo estremamente legati alla Germania, sia dal punto di vista appunto economico, ma anche perché la Germania, lo ricordava Caracciolo, è una sorta di garante del nostro debito pubblico, è un problema anche per noi, ma l'obiettivo, appunto, l'indebolimento della Germania e anche contemporaneamente la separazione tra Russia e Europa, un grande continente, la Russia che è un continente dal punto di vista energetico, delle risorse, con l'Europa, che è un grande continente dal punto di vista industriale e tecnologico, è storicamente un obiettivo strategico americano, tant'è che gli americani si stanno arricchendo con la vendita di gas liquido e anche il proprio complesso militare industriale. La maggior parte anche delle armi che vengono acquistate anche da paesi europei, l'industria statunitense bellica è la più importante al mondo, le prime cinque fabbriche di armi al mondo sono tutte cinque nordamericane, la sesta, io lo dico sempre, la B-System è britannica, dunque le commesse, i denari investiti, spesi o buttati dai paesi europei per comprare questa nuova corsa al riarmo, ovviamente è una richiesta soprattutto della NATO, finiscono, una fetta consistente finisce appunto nelle casse delle industrie belliche americane. Questo è il concetto. Assolutamente. Che poi è la Assolutamente. cosa della quale ha parlato il Papa, no? Quando ha parlato qua si arricchisce sempre l'industria bellica. E, vuoi aggiungere No, qualcosa? Ah, io vorrei aggiungere una cosa. Io vorrei aggiungere che questa è una guerra
innanzitutto contro le fasce popolari e le classi popolari, perché questa è una guerra che impoverisce le classi popolari. Questa non è solo una guerra che viene fatta per procura contro la Russia, ma è una guerra che viene fatta contro le persone comuni, viene fatta contro le persone comuni che vedono i soldi delle proprie tasse andare negli armamenti, che vedono i servizi diminuire. Mi hanno detto: ma tu hai fatto questo gesto, le persone ti attaccano. Io ho visto aumentare i miei consensi, ho visto addirittura aumentare i miei lavori. Cioè, da persone comuni mi chiedono di più persone, più lavori. Cioè, io ho visto quando scendo per strada, io vivo in un quartiere popolare a Napoli, sono stato accolto come un eroe tornando a casa. Perché le persone comuni sono diverse dall'elite intellettuale e politica che governa l'Italia. Le persone comuni sono consapevoli, sono intelligenti, sanno. Non sono estremisti, vogliono la pace, vogliono servizi, vogliono la sanità, vogliono il lavoro, vogliono che i soldi vengano spesi per le cose concrete della vita di ogni giorno, per gli asili, per diminuire il prezzo della benzina, per diminuire il prezzo del riscaldamento a casa. Le persone comuni di questa guerra sporca fatta dagli Stati Uniti per indebolire la Russia e per affossare l'Europa, alle persone comuni non interessa nulla. Io perciò quando mi vedo attaccato sono contento perché in un paese guerrafondaio, in un paese in cui c'è la propaganda di guerra, quando i media mainstream ti attaccano significa che stai facendo del bene. Se un pacifista non viene attaccato, e tu lo sai benissimo perché attaccano tanto anche te, significa che non è un vero pacifista, significa che non sta facendo qualcosa di giusto. Ma l'orgoglio mio più grande è sentire le persone comuni dalla mia parte. Questa è la cosa più bella che c'è. Beh, sicuramente io sono convinto che la gran parte, non la totalità, però la fetta maggioritaria della pubblica opinione italiana voglia negoziato, Sì, assolutamente. ma assolutamente, E poi io assolutamente. ricordo sempre che per me è una netta inviare armi, quindi in un certo senso tentare, ma poi lo dice la Meloni, l'ha detto Draghi, cioè la Meloni parla di vittoria, obiettivo vittoria militare dell'Ucraina, dando armi, quindi So, è sono evidente pazzi, cioè che sia. sono dei pazzi, gli estremisti, No, ma è sovvertono la evidente che Costituzione stiamo italiana. cercando di, come dire, risolvere una controversia internazionale attraverso la guerra. Questo per me è proprio anticostituzionale, quindi su questo I appunto. partigiani in questo momento, chi ha scritto la Costituzione, davvero si sta rivoltando nella tomba, perché queste persone che sono al governo, hanno il potere e comandano le istituzioni italiane, stanno sovvertendo la Costituzione italiana. Io davvero spero che un giorno ci sarà la storia o queste persone verranno processate per quello che hanno fatto, perché non è possibile fare esattamente il contrario di quello che dice la Costituzione italiana. È un qualcosa, ci sono persone che sono morte, hanno dato la propria vita per scrivere una Costituzione così bella, così favorevole verso il popolo, così che ha tentato di creare un mondo migliore, ha cercato di portare il progresso nei punti che si riferisce al lavoro, nei punti in cui si riferisce alla sanità, a diminuire le disparità e le differenze, e chi nasce povero debba avere gli stessi diritti. Cioè, quindi è assurdo come questo governo, che davvero poi dalla Russia viene visto come un governo fascista, questo va detto, anche se non lo è proprio nella sua essenza, però sicuramente ci sono molti ministri, e la Meloni stessa non è che sia nella gioventù fosse così lontana da certe ideologie. È davvero una vergogna che i cittadini italiani permettano tutto questo. Davvero dobbiamo combattere contro questo governo perché è un qualcosa di vergognoso. Non ha avuto neanche il coraggio la fotografia con Biden in cui la Meloni si fa dare il bacetto in testa come manco fosse un cagnolino che viene accarezzato dal padrone. È un qualcosa di vergognoso. Davvero non posso rispecchiarmi in quella persona come il presidente Il problema del è che Consiglio dell'Italia. c'è sta sinistra o pseudo tale, il governo proprio ci ha, come dire, vita assicurata per i Eh sì. prossimi No, anni. sì, perché poi tra l'altro sono simili, perché sulla tematica più importante del momento, alla Assolutamente, fine non cambia nulla tra queste persone e assolutamente. La Meloni è questi identica a Draghi. vetero-fascisti. Sì, siamo il partito principale che sta all'opposizione, più che fa l'opposizione, che è il Partito Democratico, appunto, su.
sulla tematica della guerra in Ucraina, basti leggere quello appunto che scrive Pina Picerno, tanti altri. Ricordo che Ah, il primo ad sì, essere indignato per quello stop al genocidio detto da Gali a Sanremo, uno dei primi è stato Piero Fassino, che è un esponente storico del Partito Democratico, e guarda no, ma per anche. fortuna che esistono persone come la Picerno, perché ci dimostrano come queste persone in realtà sono uguali a quello che dicono di voler combattere. Sono uguali identiche, cioè dicono di combattere No, per la ma libertà di espressione e poi richiamano a metodi. Tra l'altro io alla Picerno vorrei dire che, cioè, a me personalmente sono un artista, lavoro in tutto il mondo, che con le istituzioni ho lavorato soltanto quando davvero mi lasciavano libertà di espressione, ma sinceramente mi interessa davvero poco l'idea che un comune mi possa non accettare il lavoro. Cioè sono io che rifiuto i lavori da parte delle istituzioni, non è il contrario, quindi mi Ma spiace per la vedi, Picerno, però. anche in questa diretta io ti ho sollevato delle critiche, no? Perché su alcune cose per me, diciamo, non del tutto, questa è la mia visione, del tutto lineare, insomma, criticabili del tuo gesto, alcune idee, tutto è criticabile. Però ripeto, cioè, per quale motivo l'Occidente si definisce democratico e parla appunto di libertà di opinione se Assange marcisce in carcere a Londra per aver dato alla pubblica opinione europea notizie vere, vere e di pubblico interesse, o banalmente il vicepresidente del Parlamento europeo chiede alle istituzioni di revocare i lavori a Iorit perché ha delle idee diverse. Oggi ha espresso delle sue opinioni, condivisibili, criticabili, qui l'ha fatto con garbo, ma è possibile che un vicepresidente, tutti i problemi che ci sono, debba dedicarsi appunto a richiedere alle istituzioni europee di sanzionare Iorit e di revocargli i lavori quando è un artista, ripeto, tra l'altro è un artista molto molto bravo, ma ogni giudizio di un artista è un giudizio anche estetico, non soltanto ovviamente politico, quindi tutto è personale. È una roba che a me veramente mi ha indignato e su questo appunto ti esprimo massima, massima solidarietà. No, anzi, io però ti dico che l'obiettivo mio è l'esatto opposto. Io voglio, ad esempio, qualcuno ha detto cancelliamo i disegni, qualcuno ha detto io voglio andare verso questa cosa qua, io vorrei che queste persone lo facessero finalmente, perché l'obiettivo mio è creare questo, è creare polemica, è creare confronto e le persone non possono più stare nel mezzo. Per risolvere un problema bisogna andare al fondo e bisogna dividere gli schieramenti una volta e per tutto. Quindi questo episodio serve proprio a questo, serve a fare in modo che queste persone non possano più nascondersi. La Picerno si dimostra per quello che è, e c'è Però voluto questo episodio per farlo. Se vanno a cancellare un disegno, le persone che amano i disegni che ho fatto contrasteranno queste persone che lo vogliono cancellare. ma Si creerà sì, perché ancora ho più letto contrasto. che è successo a Ischia e poi ci salutiamo perché ho letto è stato imbrattato con un tuo mural. Stato un tentativo di imbrattare un murale, se non ci sono manco riusciti, però il punto è che questo tentativo dimostra e fa capire queste persone chi sono. Sono delle persone che vanno a cancellare delle opere, che possono piacere o meno. E io spingo le persone a schierarsi, a prendere posizione una volta per tutte, a dire se sono dalla parte della pace o della guerra. A questo serve un artista. L'artista serve a entrare in un momento storico e a fare casino. Io sto cercando, sto provando da anni di fare più casino possibile. A me non interessa la politica, non interessa essere garbato, non interessa essere gentile, politically correct. A me interessa creare problemi, creare confronto e rompere gli schieramenti e fare in modo che le persone debbano prendere posizione, e soprattutto i politici e le istituzioni. A me preme invece da diversi anni a questa parte fornire le letture, ovviamente quello che sostengo io non è il Vangelo, la mia opinione, però tentare di dare delle informazioni per rompere un po' questa coltre di propaganda che c'è. Negli ultimi mesi io penso giorno e notte ai bambini e ai civili di Gaza e non c'è nulla per me di più importante umanamente e politicamente, appunto, del sostegno alla causa palestinese, quello che sta avvenendo è oltre l'orrore.
e ha a che fare appunto con la nostra stessa libertà, con il tema della propaganda, della controinformazione, della verità, delle fake news, quante balle ci hanno raccontato. Io dico a tutti coloro che pensano, ah, ma in realtà non è vero che il blocco occidentale faccia propaganda. Io vi dico soltanto una cosa e poi vi saluto e saluto Iorit. Se si domanda all'intelligenza artificiale, alla chat GTP, qual è la più grande balla propagandata negli ultimi decenni dalla stampa tradizionale in termini appunto politici, eccetera, eccetera, l'intelligenza artificiale risponde: la presenza di armi di distruzione di massa in Irak a vigilia dell'intervento americano Ma in Iraq. veramente questa cosa? Sì. Io lo dico, racconto questo anche nel monologo su Assange, cioè a Potenza Sabato. Cioè, la più grande balla che è costata tra morti dirette e indirette, si parla addirittura di 600.000 morti in Iraq. Non è che non sono cristiani come noi, cristiani nel senso uomini, donne come noi, perché? Perché hanno il colore di pelle diverso, sono musulmani, alcuni sunniti, altri sciiti, c'è cioè questa ragione, quindi la loro vita vale meno della nostra, i loro figli valgono meno dei nostri. Pensate che se sono riusciti a realizzare una guerra sulla base della menzogna più grande degli ultimi decenni, mentono su tutto, no? Mentono su tutto, Assurdo. oppure ci stupiamo appunto della propaganda occidentale. Per me, Iorit, per me esiste la propaganda in Russia. Io l'ho visto, ho parlato con persone che avevano timore di prendere determinate posizioni per Putin. Io No, ma io non l'ho le mai negato, non ho mai ho conosciute. No, negato questo. Non è un giudizio. Il mio, io in Russia ci ho passato dei tempi lunghi a contatto, perché poi lavorando, dipingendo su muri, entro in contatto con le persone nella maniera più sincera, perché le persone si avvicinano per parlare delle opere. E poi ci passo le ore a parlare di tutt'altro. Quindi assolutamente questo è vero, è una società molto diversa dalla nostra, non è sicuramente una democrazia liberale, eccetera, eccetera. Però vedi, il giudizio di valore, io ho seri dubbi che venga fatto per la democrazia e che all'Occidente interessi Ma qualcosa c'è dei diritti, delle cose, perché sennò dovremmo parlare anche dell'Arabia Saudita, dovremmo parlare di paesi come l'India dove esistono le caste. A noi non interessa la democrazia russa. L'Occidente ha appoggiato le peggiori dittature in tutto il mondo. A noi assolutamente. interessa soltanto per una questione geopolitica ed economica. Tra l'altro, il discorso della disumanizzazione viene fatto anche con i palestinesi. Che cosa fa Israele spesso? Dice: noi siamo il paese democratico, i palestinesi sono dei subumani, i tedeschi, i nazisti dicevano Undermenschen, subumani, gli ebrei sono subumani, gli altri sono subumani, noi siamo i portatori dell'umanità vera, i palestinesi sono nient'altro che animali, sterminiamoli tutti. E abbiamo Questo è diritto appunto divino sulle loro terre. E questa roba qua. sulle vabbè, sì, questo poi è proprio il Messianica, quando si fanatica. Ecco. mette messianico, quando si mette poi in mezzo la religione, la trascendenza, si arriva proprio a livello più alto. Quindi è proprio questo il messaggio. Comunque, sì, no, io lo dico sempre, cioè io ricordo che volevo intervistare delle persone e mi dicevano, ok, di che penso questa è la mia opinione, però non scrivere il mio nome, cioè questa roba a me capitava in Russia, è innegabile. La propaganda qua funziona in un modo un po' più subdolo, no? Si nasconde meglio, si riesce a mimetizzarsi, quindi è per certi versi addirittura più pericolosa perché è meno visibile. Ad ogni modo, grazie Iorit per questa intervista Grazie, e grazie a te. ti auguro di fare ancora in giro per il mondo delle